I soldi non sono pochi, anche se sono meno di quelli che il Veneto avrebbe voluto perché meritati. A disposizione del settore primario regionale per i prossimi 7 anni ci sono 3,5 miliardi di euro, 2,3 miliardi destinati alle aziende agricole attraverso pagamenti diretti e 1,2 miliardi di euro per i bandi del programma di sviluppo rurale. Se l'Europa dispendia contributi, la distribuzione nazionale si basa su dati storici che fanno arrivare delle risorse a regioni che poi queste risorse non le impiegano. Il piano di sviluppo rurale del Veneto punta ad ovviare a questo neo. Importante spendere bene le risorse disponibili e il tavolo verde sembra essere una garanzia. Contiamo di fare un buon lavoro nell'applicazione soprattutto del piano sviluppo rurale, perché lì l'assessore lo ha ricordato poc'anzi, le risorse sono importanti, sono quasi 1,2 miliardi di euro in 7 anni. Non è stato ricordato che poi c'è il finanziamento privato, che la volta scorsa il finanziamento pubblico costituiva il 40%, e il 60 era comunque messo delle imprese, quindi si mette in moto una leva finanziaria molto importante per questa regione, tant'è che l'agricoltura appunto è un settore in controtendenza anticiclico che sta assumendo e che sta facendo reddito. Altra questione mal digerita sono i 300 milioni sottratti per il piano irriguo. Non ci va giù il fatto che il piano irriguo nazionale, che dovrebbe essere di competenza dello Stato e quindi provenire dal bilancio dello Stato, venga messo a carico delle risorse del mondo agricolo. Facciamo di necessità virtù, perché in un momento particolarmente difficile come questo, soprattutto sulla parte irrigua, è importante intervenire, ma sappiamo che le competenze sono dello Stato e vengono risolte invece un'azione di tutte le regioni del nord soprattutto. Ci obbliga ormai a non disperdere più le poche risorse che abbiamo, ma concentrarle su quelle filiere che noi riteniamo strategiche per il nostro settore, per irrobustire le nostre aziende agricole, per consentirgli di stare sul mercato a pieno titolo, perché questi contributi che oggi ci arrivano dall'Europa probabilmente domani non arriveranno più. Un PSR che riserva un'attenzione particolare ai giovani, all'innovazione e alla sostenibilità. Purtroppo è che l'agricoltura è stata sempre considerata in secondo piano e quindi non si è investito nella tutela dell'agricoltura nazionale, anche a livello comunitario. Le dimissioni del ministro Nunzia De Girolamo ripropongono una certa latitanza di ruolo per il comparto. La negatività della sostituzione di un ministro è il fatto che per l'ennesima volta siamo assenti a livello comunitario ed è il luogo dove si conta, dove si dividono le risorse e si fanno le regole anche per tutto il sistema, non solamente agricolo, ma penso anche al sistema della pesca.